Eccoci, Affari Italiani a Gavi per una 2 giorni in onore di uno dei vini che piace di più all'estero, uno dei vini italiani che piace di più all'estero. Questa è la Tenuta La Giustiniana, un luogo storico che risale addirittura al 900 d.C., quindi veramente moltissimo tempo fa nascono le prime costruzioni di questa tenuta, che poi ha avuto una sua storia. Oggi siamo con Marcello Lombardini, che è proprietario oggi di questa realtà molto importante, 200.000 bottiglie all'anno, Gavi di diverse qualità, ma lo sentiremo da lui. Questa zona sta vivendo un momento, come mi diceva anche il presidente del consorzio, di positiva tendenza oramai da un paio d'anni, quindi non si è sentita una crisi particolare. Qual è il punto di vista suo come imprenditore, come viticoltore e come protagonista di questo mondo del vino che piace tanto all'estero, in particolare dove, ce lo racconta lei. Il Gavi negli ultimi anni, dopo che era stato il vino della Milano da bere, negli anni 80, ha avuto degli anni di pausa in Italia e si è incrementato invece il mercato estero, Inghilterra, Germania e America. Adesso, per fortuna, grazie anche all'attività del consorzio, sta tornando il piacere di bere Gavi anche in Italia. E naturalmente il consorzio tutela la qualità delle uve raccolte e i produttori sono sempre più attenti al proprio territorio e alla valorizzazione della campagna di Gavi. Beh, la valorizzazione che qui è anche architettonica, perché questa splendida residenza ha un'ala vanvitelliana, quella cappelletta dietro all'albero che si vede adesso risale veramente al Sì, Medioevo, quindi ecco, era all'inizio, qui c'era una grangia benedettina, una grangia benedettina sì, all'inizio, quindi era già un posto all'epoca di si produceva il riposo, vino. sì, e c'era oltre il vino anche gli ulivi. E le grangie benedettine distavano una dall'altra 25 km, quindi erano quello che i monaci potevano fare di percorso giornaliero per poi riposare. Successivamente il terreno era stato dato al capitano del forte, che era un membro della famiglia dei Giustiniani, e come premio per aver vinto una battaglia contro i francesi, avendo salvato la via del sale, che era la via che collegava Genova con Alessandria, Che passa di qua, no? che Per andare passa poi in proprio, Piemonte, in sì, a Lombardia, Gavi passava di c'è qua. un Ecco, bellissimo forte che era proprio l'avamposto di protezione verso il mare. qual è il suo punto di vista come imprenditore nel settore del vino da questo punto d'osservazione che è di impegno professionale, economico e produttivo, ma anche di immagine, di cura del territorio? Che cosa è più importante? Quali sono i Nel valori da preservare? caso della nostra famiglia è sempre stata una passione. E abbiamo comprato l'azienda nel 78 e con l'aiuto di Donato Lannati abbiamo fatto una divisione dell'azienda in due crew, che sono il Lugarara e Montesora, che sono due colline che si guardano ma completamente diverse. Lì c'è una Uno particolarità perché la terra del Montessora è un si trova solo in tre posti paleosuolo. al mondo, no? Sì, è un paleosuolo molto ricco di ferro che si può trovare solo in Sardegna e in Australia. Quindi Quindi Sardegna, qua Australia è una e piccolissima lente, non solo Gavi, ma Giustiniana, ed è una piccolissima lente che è di una cascina nostra che si chiama Montesora, appunto dal nome di questa terra rossa. certo. L'altro cru è Lugarara, invece che è una marna argillosa grigia tipica delle Gavi. Quindi dal cru Lugarara c'è un Gavi tipico acidulo, mentre il Montesora è molto più morbido. L'Inghilterra è uno dei paesi dove state avendo il maggior successo come azienda vitivinicola. Quali sono gli altri mercati sui quali state puntando il mirino del vino I italiano? nostri mercati storici dopo l'Inghilterra sono la Germania e l'America. E dopo una pausa di un anno ha ripreso la Russia. Poi siamo presenti in ogni parte del mondo, dalle Maldive, alle Seychelles, a Dubai, ad Abu Cos'è che Dhabi. E piace agli stranieri del Gavi? loro lo considerano il bianco italiano. Per loro non esiste il Trentino, il Friuli, ma il territorio del vino è il Piemonte. E quindi oltre al Barolo c'è il bianco piemontese che è il Gavi. Ho capito.
È vero che un ristorante a Londra non è cool se non hai Se non c'è Gavi in carta almeno dei vini. una bottiglia di Gavi, sì. Un amico un giorno in un grosso albergo londinese ha trovato la bottiglietta da 33 centilitri a 37 sterline. Mi ha Però. chiamato subito dicendo: sono due, o siete bravi o c'è qualcosa che non ho capito. E io ho detto: no, è il mercato inglese dove il Gavi viene molto valorizzato. Quindi ogni cena di un certo livello viene servito una bottiglia di Gavi. Ma è un po' una moda o un trend che si Ma stabilizzerà? è un trend di tanti anni, quindi poteva essere una moda all'inizio, adesso è un consolidamento. Bene, quest'anno una vendemmia che si preannuncia ricca, anche se magari un po' più scarsa perché c'è stato il grande caldo di luglio, però dicevano che questi sono grappoli da appendere. È Sì, così? nel senso che la gradazione è buona, quindi sarà una vendemmia molto anticipata e sicuramente l'acino magari sarà più asciutto. Però ne guadagna in profumi. Bene, allora, attendendo i profumi del Gavi 2015, ovviamente in bocca al lupo, buon lavoro e grazie Grazie per a questi te. 2 giorni di festa del vino a Gavi, di Gavi in Bene, Gavi.